Ciao a tutti, sono Luca Gemi 11 e oggi siamo ritornati con esatto, Marisonica ai Giochi Olimpici. E cosa faremo oggi? Partita singola? Sì. Ma cosa faremo? Calcio? No, ma bensì faremo Tokyo 1964. Qui faremo piattaforma 10 metri e salto in lungo. Partiamo con salto in lungo. Con Tails. Perché volevo. Allora, Luigi che è stato a 4 metri. Sa che li batterò completamente. Allora, io sto continuando a schiacciare A, credo, e B, no, iniziamo bene, direi. Secondo tentativo, devo impegnare di più stavolta. No, lo so. No, ho sbagliato, devo scacciare A. Ah, devo scacciare. No. Vabbè, aspetta, prima che ho fatto 4. Sono passato primo, però. Meno quello. Secondo tentativo. No, mi sa che fallo, sa che fallo. Oh, invece no. Buono, buono. Posso fare ancora di meglio, però. No, vabbè. Il migliore è quello che conta. Quindi 8 metri e 33. Ovviamente sono primo, non posso essere secondo, dai. Primo è stato con 5. Appunto, io sono stato Tails. Bene. Yeah, bellissimo. Adesso facciamo piattaforma 10 metri con Luigi. Allora, mi devo ricordare. Tuffo 1. Ok. Il pubblico osserva in silenzio. Inizia il 3 in ottima forma e una rotazione prosegue. Ok. 5, 6, 6, 7 o 5. Grazie, grazie. Tuffo 2. Allora, questo. Così, 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 così. R. R. No, 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 non ho fatto il tempo. Vabbè. 6, 6, 5, 6. Grazie, grazie. Questo. Massima concentrazione, ha cominciato. Ha aggiunto una capriola e una rotazione. Tutti lo fatti. Sette, cinque, sette, cinque. Oddio. Grazie. Finito. Ultimo tuffo. Questo voglio fare. No, ho sbagliato. Ho sbagliato l'ultimo, ho schiacciato R invece che L. Punteggio eccezionale. Perfetto fino alla fine. Esecuzione da medaglia d'oro.
Grazie. Ho vinto io. Non mi batte nessuno. Io direi di fare l'ultima cosa che però in Tokyo 2020. No. Sì. Anzi, faccio doppio, così almeno ho un compagno che mi aiuta, perché non mi ricordo tanto come si chiamare. Direi Sonic e Tail. Via di corsa. Ok. Oh mio Dio. Inizia. Ah. Bene, 1-0, partiamo benissimo. Per noi, eh? No! Mi è schiacciato! Due a uno. Mette tantissima ansia. Però 3-1. State praticando nella vita reale quanto sia difficile. Già schiacciando A è un delirio. Però 4-1. Stiamo stravincendo. L'ho detto. L'ho detto. Vero. No. Usa la mossa speciale. No. Vabbè, è la mossa speciale. Facile. Così è facile però. Così è facile. Così il punto è praticamente. Boom. Vorrei attivare la mossa speciale, ma... Ma perché non me l'attiva? Mi ho schiacciato R, perché non me l'attiva? Ma perché non me l'attiva a me? No, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va, perché schiaccio R e non me l'attiva? Ma perché? Pure prima nell'altro... Ok, l'ha usata il mio compagno. Però non capisco. Cioè. Cioè, non capisco. E basta! Ecco. Perché non me l'attiva? Giuro che io sto schiacciando A e anche R. Perché non me l'attiva? Ah. Vediamo, schiaccio solo R? No. Oh! Mi giuro che se non faccio il punto mi arrabbio. Ok. Non so quanto bisogna arrivare, forse 10? No, saremmo spesso. Ci sa l'avversario. Nulla. Non possiamo fare niente. Massa speciale. Punto. Cioè, per forza. Per forza bisogna fare il punto. Punto assicurato. Mi auguro che si arriva fino a 10, così almeno finisce. Ah no, perché sennò sarebbe uscito max point. Sennò sarebbe uscito max point. Però mi auguro a 15 se arriva, spero. Ok. Lo usa. Ok, 10. Ah, ho max point. Ok, se arrivo a 11 allora. Max point, perché non lo sa, vuol dire punto della vittoria.
una roba del genere. E lo vorrei fare io, questo punto. Lo vorrei fare io, per favore. Yes! Vittoria! Niente, io vi saluto. L'abbiamo vinti tutti. Badminton, salti in lungo e... non mi ricordo l'ultimo. Piattaforma 10 metri. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!